Non c'è niente di male ad essere lo spettatore, a meno che non si senta quell'esigenza di esprimersi, di dire la propria. È come se fossi morto a 15 anni e resuscitato a 25. Oggi ne ho 30 e mi sono reso conto che ho passato 10 anni all'inferno e una volta tornato ho portato la mia testimonianza e non sono stato creduto. Ho dato carezze a guance che si sono trasformate in pietre dopo che le toccavo. Ho pagato colpe degli altri perché volevo alleggerire le loro condanne, ma poi mi è stato rinfacciato quello che io non ho fatto perché non ero più in grado di farlo, dimenticando tutto quello che avevo fatto, come se non contasse più nulla, perché in fondo è così, conta solo quello che fai nel presente, il passato scivola via. Ciò che vivi smette di esistere nel momento in cui l'hai vissuto. E ho dovuto accettarla sta cosa. Prosciugato delle mie migliori intenzioni, mi sono sentito deluso da me stesso, ma in verità erano gli altri che avevano deluso me. Così ho imparato che vivere è una caccia continua a chi merita davvero il meglio di noi. Per questo a volte sono spietato, né per vendetta né per giustizia. Per questo quando mi esalto lo faccio di brutto. Per questo lavoro da solo, non ho bisogno di nessuno. Da che ricordo gli altri mi hanno sempre e soltanto rallentato. E io vado di fretta solamente perché sono stufo di vedere scuse o colpe laddove serve prendersi una semplice responsabilità. Vado a una festa. E questo è il fuoco che mi muove. Ho fatto di tutto in questi anni, musica, cinema, teatro, per poi ritrovarmi prosciugato, come se avessi perso le parole. Eppure ce le avevo qua un attimo fa. Se regali un sogno a qualcuno, al risveglio non ti sarà perdonato. Volevo essere un eroe, adesso sono l'antieroe. Sono il cattivo che non ha mai smesso di essere buono, si è solo adattato ai tempi e adesso vive attraverso un microfono. Questo è Monologato, il podcast di Filippo Ruggeri. Dal 2020, opinioni senza filtri.